postino è stato un bellissimo ricordo, ma purtroppo è anche un triste ricordo per la perdita di Massimo, che sono sicura aveva raggiunto una tale maturità che chissà le cose meravigliose che ci avrebbe potuto ancora dare. Il postino, siamo stati contattati separatamente in qualche maniera, non ho capito bene come, però la cosa divertente è stata che siamo stati contattati sia io sia mio marito Lorenzo Baraldi per fare costumi e scene di questo film. L'hanno scoperto dopo che eravamo marito e moglie, per cui la cosa ci ha divertito molto. Michael Radford, non sapendo niente del cinema di allora, si appoggiò molto a noi per una ricerca dei film girati nel dopoguerra, per riuscire a entrare un po' nell'atmosfera. Mentre Radford si preparava, noi preparavamo per conto nostro, per il nostro lavoro, il film, e buttavo schizzi sul personaggio di Neruda, eccetera. A un certo punto Michael e Massimo mi chiesero come mai hai disegnato questa mise, questa cosa per Neruda. Io tranquillamente, nello stesso momento che lo dicevo, mi sono resa conto dell'importanza di quello che dicevo. Dico, perché io Neruda l'ho conosciuto e credo che nonostante non ci fosse la somiglianza, diciamo, proprio di lineamenti perfetta tra lui e Philippe Noiret, non ci poteva essere un attore migliore per fare Neruda, perché Philippe, che io conoscevo già da amici miei, eccetera, aveva di Neruda la stessa aria sorniona, lo stesso sguardo tenero ma ironico, la stessa lentezza quasi di movimenti, per cui era perfetto. E ho cominciato a preparare, a scegliere le stoffe, a tirar fuori delle cose anche autentiche dai vecchi armadi e delle cose, a disegnare un po' il personaggio di Beatrice, che era la prima esperienza della cucinotta, per cui terrorizzata, spaventata. Gli attori sono eccezionali, sono delle persone che ti danno delle emozioni fortissime, però sono anche fragili e quindi li devi rassicurare in continuazione. La lavorazione è stata serena, devo dire, nonostante questo, data anche dai panorami fantastici in cui abbiamo girato. Si doveva girare a Pantelleria e in altre isole, ma poi abbiamo girato a Salina la maggior parte del tempo, tutto questo motivato dal fatto che a Salina c'era un eliporto, quindi c'era Messina vicino, per qualsiasi cosa fosse successa, sempre per quello che riguardava la salute di Massimo, era abbastanza raggiungibile. E poi a Procida, quindi è stato fatto un patchwork fra queste due isole. Lo stesso stare e vivere in questi due posti, secondo me incantati, già dava a tutti noi psicologicamente un grosso aiuto nel tenere il set tranquillo, sereno. Radford, una persona deliziosa, molto gentile, una persona con una sua autorità, e forse per questo chi ha autorità non ha bisogno di alzare la voce. Purtroppo, nonostante la morte di Massimo, è un ricordo, uno dei ricordi veramente più belli che tengo con me, e soprattutto per quello anche che riguarda il mio lavoro, perché ritengo immodestamente di aver fatto le cose giuste, di non aver fatto costume, come dico sempre, di aver paura di fare, perché non volevo scavalcare questa bella storia. Un po' di costume credo di averlo fatto sul personaggio di Anna Bonaiuto, che era la moglie di Neruda, mettendogli dei vestiti proprio anni 50, non dico da rivista di moda, ma molto calligrafici in qualche maniera nel descrivere un'epoca. Sull'abito da sposa di Beatrice, Maria Grazia Cucinotta, l'ho fatto fare da una sartina con una stoffettina presa praticamente al mercato, come si facevano in casa quella volta gli abiti di sposa. E addirittura mi sono ricordata di una mia lontana parente, di un matrimonio fatto in un campo profughi qui in Italia, che era quel vestito lì,
l'ho proprio riproposto tale quale, che mi dà l'idea sì della povertà dell'epoca, ma anche credo di un po' di poesia, quello che ho cercato di mettere in questo film, che parlava dell'importanza, dell'enorme valore, molto spesso dimenticato da tutti, che nella vita di ognuno può avere l'amicizia e la poesia.